attinto l'acqua nel pozzo della mia casa. Per l'ultima volta avevo lottato con mio figlio. Per l'ultima volta avevo baciato il corpo, mia moglie. Immortali perché invincibili, il ferro di lancia dell'esercito di Cersei di Persia, il re dei re, prima delle vite dei nemici soccombeva la speranza di vincerli, di sopravvivergli. Morirono alle Termopili nel 480 a.C., chi li uccise non nutriva alcuna speranza di sopravvivere. Sono 800 i volti dei persiani, intuiti, indovinati da Filippo Martinez, oltre la cortina del mito, dentro le foschie del tempo, dietro le maschere della leggenda. Sono esposti all'Hospitalis Sancti Antoni a Oristano. Vi resteranno fino al 16 febbraio. Sguardi che si allineano in ranghi compatti, si serrano, marciano, si arrampicano gli uni sugli altri, si innalzano tra le turbolenze dei colori, i gorghi delle linee, le unghiate della luce, si sollevano, si gonfiano come l'onda suscitata dal Gran Re che avrebbe dovuto sommergere la Grecia, travolgere e perdere Atene, Tebe, Argo, Corinto, Sparta. Bisognava che gli Spartani fossero i primi, che dessero l'esempio. Quello, infatti, poteva essere il momento dei dubbi e della paura. È Leonida, re di Sparta, che rammemora la battaglia delle Termopili. Racconta il gran re di Persia di come avesse svuotato di uomini l'Asia, dal Mediterraneo all'Indo, e li avesse trascinati in Europa, di come avesse intrecciato popoli e razze nei suoi eserciti, di come il re dei re li roteasse come una gigantesca frusta che avrebbe dovuto scorticare la schiena della Grecia fino a piegarla. Nei passi cadenzati degli immortali sibila e schiocca il flagello di Cersei. In prima fila gli Spartani. I nostri scudi uniti formavano impenetrabili fasce di protezione. Arrivò la prima nuvola di frecce. Non so se oscurò il sole. In quel momento non guardavo il cielo, ero al sicuro, sotto il mio scudo, al centro della prima linea, come si conviene a un comandante. La luce percuote il polittico con forza, come fosse la superficie di uno specchio, lo incrina in 800 frammenti. Da ognuno di essi si rifrangono gli sguardi degli immortali. Sguardi ostinati, alteni, consapevoli, estenuati, distanti, fendenti ostili, orbite colme di buio, giudicano e sfidano, minacciano, provocano. Immortali come la superbia, la cupidigia, la vanagloria, la fragilità. Servivano un uomo che si proclamava Dio, servivano un uomo. Nei loro occhi si infiltra il sospetto della schiavitù, palpita l'odio per i liberi. Ritratti che si liquefanno in pensieri, si sfrangiano in emozioni, si frantumano in presentimenti, si sfilacciano in presagi. Li chiamavano immortali perché quando cadevano i loro compagni ne occultavano il corpo. Sembrava che nessuno di loro restasse sul campo. Niente stratagemmi alle Termopili, solo verità denudate, incrudelite, essenziali. Ciò che i persiani chiamano guerra, gli spartani lo chiamano zuffa. Ciò che gli spartani chiamano guerra, i persiani lo chiamano strage. Gli immortali avanzano, gli spartani tengono, gli spartani spingono, gli immortali muoiono. Due volte. Il loro nome fu contraddetto dagli Spartani perché vennero uccisi in gran parte. Ecco, quindi da una parte ci troviamo degli immortali che vengono uccisi ed immortali che ugualmente vengono uccisi ma sono nella memoria. Gli Spartani muoiono una volta soltanto. Solo gli Spartani non mostravano un muso lungo. Noi non regalavamo spazio ai cattivi pensieri. C'era un passo da difendere, non l'avremmo difeso. Gli Spartani si pettinavano e facevano ginnastica, perché questo fanno tutti gli Spartani quando si preparano a uccidere e a morire. Mi uccise un arciere senza nome. La sua freccia entrò nel mio cuore e tutto si fermò. Caddi in avanti e il peso del mio corpo accompagnò la freccia fino in fondo, come per non darle il tempo di cambiare idea. Ci fu una battaglia furibonda sul mio cadavere. Adesso le Termopili volano farfalle di tanti colori. Allora tutto era rosso. Termopili, la nostalgia della battaglia, l'opera di Filippo Martinez, di cui il polittico degli 800 immortali una parte non è una rievocazione, una rivisitazione. Non mi porta alla battaglia delle Termopili un gusto storico. Mi piace prendere in considerazione una battaglia estrema e indagare su cosa c'è, su quel diaframma, su quel segmento che divide la vittoria dalla sconfitta.
la vita dalla morte, dai sogni dai ricordi. In fondo, lo storico è come l'orco della fiaba, scrisse Mark Bloch, è attratto dall'odore di carne umana, dovunque si nasconda, comunque si camuffi. Un'opera imponente, laboriosa, 10.000 metri quadrati e 10 anni di estensione. Per 10 anni mi sono quasi ritirato, ho passato giornate e su giornate, mesi e anni, chiuso per dipingere quest'opera e per scrivere tre libri che in qualche modo sono collegati a quest'opera. Adesso ho finito tutto e mi piacerebbe davvero moltissimo se fosse realizzata per la prima volta in Sardegna. A Oristano, alla presentazione del Polittico, c'era il commissario per il padiglione italiano alla Biennale di Venezia. Vittorio Sgarbi, una lunga collaborazione e una lunga amicizia lo legano a Martinez. Quella che era una mia presenza a un'iniziativa corale è sembrata essere, per pura coincidenza del cielo, la visita del commissario a un autore che ha predisposto per lui lo spazio e le opere perché egli le possa valutare. E il giudizio del commissario è positivo. E quindi, avendo visto questo esaminato, il primo esaminato d'Italia nella prima giornata del commissario Sgarbi, sono venuto a Oristano e ho preso atto che il primo candidato ha superato la prova.